Verso la fine del VII secolo a.C. compaiono ad Atene le prime leggi scritte, ad opera del mitico legislatore Dracone. E le leggi di Dracone si fanno risalire al periodo fra il 624 e il 621 a.C. Queste leggi erano pubbliche e quindi conosciute da tutti. Il fatto di essere scritte ovviamente sottraeva alla arbitrarietà dei giudici, che ti ricordo erano tutti di origine aristocratica. Ma c'era anche qualcosa di più. Queste leggi costituiscono il primo codice penale della storia e segnano la fine della vendetta privata, vale a dire che ciascun reato doveva essere giudicato da un tribunale. E, fra l'altro, c'è una distinzione importante che queste leggi introducono, e cioè quella fra l'omicidio volontario e l'omicidio colposo, prevedendo per il secondo delle forme di risarcimento verso i parenti dell'ucciso. Erano poi previsti due casi di omicidio dikaios, vale a dire legittimo, e cioè la legittima difesa e il cosiddetto delitto d'onore. Ora, le leggi di Dracone sono passate alla storia come particolarmente dure e severe. C'è chi ha detto che erano leggi scritte col sangue. La particolare severità di queste leggi si trova, per esempio, nel fatto che prevedessero la pena di morte anche per infrazioni senza spargimento di sangue, per esempio per piccoli furti. Da qui deriva l'aggettivo draconiano, che indica ancora oggi dei provvedimenti particolarmente duri.